Buon mercoledì a tutti e anche la Pasqua è andata via, quindi ancora di più dico non vedo l'ora che arrivi l'estate, sì, la mia stagione preferita. E oggi facciamo una chiacchierata un pochettino insieme per parlarvi un pochettino. Guardo di qua perché c'è il tè che voglio bere insieme a voi. E anche, sì, anche le bevande calde, le tisane, il caffè caldo. Pian piano finiremo anche con questo e passeremo a qualcosa di fresco finalmente. Ma oggi voglio bere questo tè con voi perché voglio farmi in effetti una chiacchierata e dirvi che qui continua a fare freddo, che a Pasqua c'è stata la pioggia, tanta pioggia. Abbiamo messo i semini per i tulipani sono usciti, ma poi non so se vi ricordate, intorno alla statua dove c'era scritto Welcome, avevo messo anche dei semini per far uscire altri fiori. No, quelli secondo me non usciranno mai perché hanno ricevuto troppa pioggia. Quindi, anche se c'era scritto marzo, aprile, noi li abbiamo messi alla fine di marzo. Nonostante tutto, insomma, la pioggia c'è stata tantissimo, continua ad esserci. Quindi, io finalmente non vedo l'ora che arrivi l'estate. Ma nel prossimo video voglio parlarvi degli spot, già delle luci in generale in casa nostra. Dobbiamo ancora mettere i lampadari, degli spot, e ci sono ancora tanti lavori da fare. E quindi prima di dedicarci ancora di più al giardino, tutto ciò che è esterno alla casa, vogliamo concentrarci ancora per quanto riguarda gli spot proprio in casa, perché comunque fuori fa ancora freddo e poi dobbiamo aspettare che la casa accanto alla nostra sia terminata, perché dovranno sistemare, gettare della terra, buona terra, nel loro giardino e anche nel nostro giardino. Ci sono ancora le pietre nella parte del nostro giardino, le pietre della casa che stanno costruendo, quindi speriamo che questa casa sia finita, così anche noi possiamo vedere la fine di questi lavori nel giardino. Ma nel frattempo, come dicevo, voglio mettere degli spot nel salone, intanto dalla parte dove c'è il divano, sulla televisione abbiamo messo gli spot, e dalla parte del divano invece non so perché, ma sento proprio questa esigenza di mettere degli spot, quindi ho pensato di metterli tre. Poi nel corridoio, la parte di sopra, primo piano, mancano ancora le luci, anche là ho pensato di metterli spot come all'entrata giù, quindi di metterne due. Tutto quello che vi sto raccontando poi ovviamente vi mostrerò nel video che farò nei prossimi giorni. Voglio ringraziarvi perché abbiamo superato i 3.000 abbonati, quindi gli abbonati stanno aumentando, voi state diventando sempre di più. Questo mi fa molto piacere perché, come dico sempre, è un qualcosa che lo faccio avere il canale YouTube veramente per passione, e quindi vedere che voi vi appassionate come me o quasi o se non di più al mio canale mi fa veramente tanto piacere. Per quest'estate non abbiamo programmato neanche un viaggio, stiamo pensando un pochettino di fare l'esperienza di fare i viaggi soprattutto in inverno o in autunno, perché a parte che non ne abbiamo mai fatto, quindi andare in un posto caldo e nel periodo
in periodo invernale non l'abbiamo fatto, quindi vorremmo sperimentare questa cosa, ma anche perché abbiamo i coniglietti, quindi fa molto caldo, bisogna assisterli, stargli vicino, pianteremo delle cose nel giardino, quindi anche le piante hanno bisogno di noi. E poi perché sinceramente la scorsa estate qui a Lussemburgo è stato veramente molto piacevole, perché c'era veramente tanto sole, ho continuato ad abbronzarmi, quindi sarà un'occasione per sfruttare veramente il giardino a pieno con barbecue, magari feste, vedremo un pochettino. Io vi saluto qui e vi ringrazio ancora tantissimo per il fatto che mi seguite con tanto amore, mi fa piacere. Ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video e molto probabilmente, dicevo, sarà proprio sugli spot, sui lavori che faremo in casa. Io vi saluto e ciao! Like! Se il video vi è piaciuto, mettete un like! Ciao!